Tirana, Albania. È il 7 settembre del 2022 quando il primo ministro albanese Edi Rama prende una decisione senza precedenti. Il nostro paese è stato oggetto di un pesante attacco informatico che ha colpito l'infrastruttura digitale del governo nel tentativo di distruggerla. L'indagine approfondita ci ha fornito prove inconfutabili che l'attacco informatico contro il nostro paese è stato orchestrato e sponsorizzato dalla Repubblica Islamica dell'Iran. Il Consiglio dei Ministri ha deciso di interrompere le relazioni diplomatiche con la Repubblica Islamica dell'Iran, con effetto immediato. Il personale diplomatico iraniano viene invitato a lasciare l'Albania entro 24 ore. I diplomatici iraniani di Stanza Tirana abbandonano la loro storica sede senza lasciar traccia dietro di sé. La decisione di Rama arriva dopo che il 15 luglio del 2022 un attacco cibernetico aveva colpito l'Albania. Tutti i suoi ministeri, tutti gli uffici dello Stato vengono messi fuori uso. Il 90% dei servizi dell'amministrazione pubblica albanese è inservibile. Carlo Bollino da anni vive in Albania, dove dirige Report TV, un canale di approfondimento giornalistico che ha seguito da vicino la crisi di quei giorni. Sono stati bloccati 1250 servizi che erano dalla richiesta del certificato del diploma fino alla possibilità di fare la dichiarazione dei redditi online, per esempio. Praticamente è stato tutto completamente bloccato per almeno 4 giorni. Ovviamente l'impatto è stato molto forte. L'Albania da questo punto di vista è molto avanzata nel servizio alla popolazione attraverso appunto i servizi digitali. Quindi quando è andato a fondo realmente questo attacco, secondo te? Hanno tentato di distruggere i database, ma per fortuna per tutti i database era stato fatto un backup, quindi era stata fatta una copia di riserva. Immaginiamo se in uno Stato viene attaccato e distrutto l'archivio della direzione delle imposte o l'archivio dell'anagrafe, o l'archivio delle proprietà immobiliari, o l'archivio dei diplomi che gli studenti hanno conseguito. Cioè, potenzialmente l'attacco poteva essere devastante. Dopo l'attacco del 15 luglio, gli apparati di sicurezza del governo albanese, con l'aiuto di importanti aziende di informatica internazionali, lavorano per settimane. Il 4 agosto arriva il responso. A lanciare gli attacchi informatici sarebbe stato l'Iran. Abbiamo analizzato le specifiche tecniche e così siamo stati in grado di attribuirlo all'Iran. John Elquist è il responsabile analisi di intelligence della Mandiant. Irene Sicurella lo ha raggiunto nella sua casa negli Stati Uniti. Secondo John, l'attacco è chiaramente legato al gruppo di hacker iraniani noto come Homeland Justice. Ma c'è anche di più. Crediamo che sia opera del Ministero dell'Intelligence, uno dei due principali servizi segreti dell'Iran. Gli attacchi potrebbero essere stati ordinati direttamente da funzionari governativi, ma alla fine le mani sulla tastiera, il lavoro effettivo di hacking, è stato fatto da piccole aziende che lavorano per il governo e ce ne sono parecchie. Homeland Justice, quindi, è un gruppo fasullo creato apposta per nascondere il vero responsabile, e cioè i servizi iraniani. Ma perché l'Iran ha attaccato i sistemi informatici dell'Albania? La risposta è in queste immagini. Questo che stanno costruendo è il quartier generale dei MEK, i Mujahideen del popolo iraniano. È stato realizzato vicino a Manez, a 30 km da Tirana. Da oltre 40 anni il MEK si batte contro il regime di Teheran. Fino al 2012 era considerato un'organizzazione terroristica a livello mondiale. Poi Obama li ha riabilitati. E nel 2013 l'Albania, in cerca di legami più stretti con Washington, ha accolto il MEK a Manez. Si tratta di un gruppo che l'Iran considera una comunità dissidente e che già da anni è nel mirino dell'intelligence iraniana. L'attacco sferrato dall'Iran, oltre a bloccare i sistemi informatici della pubblica amministrazione, ha sottratto a decine di migliaia di albanesi i loro dati e li ha resi pubblici. Sui siti web e Telegram del gruppo hacker Homeland Justice ancora oggi sono pubblicati indirizzi, video, documenti di identità e tanti altri dati rubati dai server albanesi.
Fabian Zilla è specialista di criminalità cibernetica. Vedi le informazioni che ti danno? Nome, cognome, provenienza. Questo è il loro logo. Ok. E questi sono, crediamo, membri della polizia, perché hanno attaccato i server della polizia albanese. E questo è gravissimo, perché ora possono essere colpiti, per esempio, dal crimine organizzato che sa dove abitano e conosce tutti i loro dati. L'Albania e l'intera area dei Balcani occidentali fa parte di una guerra ibrida tra la Russia, l'Iran e altri paesi nemici dell'Unione Europea e dei membri della NATO. L'Albania e i Balcani occidentali, in generale, vengono usati come leva per creare instabilità nell'Unione Europea e cercare di costringere europei e membri della NATO a tornare al tavolo con la Russia o con l'Iran per stringere accordi che sono convenienti per loro. Pensiamo e crediamo che l'Iran stia agendo di concerto con i russi, perché quando hanno iniziato l'attacco nell'estate del 2022 all'Albania, hanno anche attaccato i sistemi informatici del Montenegro. Anche il Kosovo è sotto attacco informatico. Dalla Macedonia settentrionale, sotto influenza russa, partono attacchi informatici contro tutti gli alleati della NATO. Solo la Serbia viene risparmiata. In questo edificio, storica sede dell'ufficio del primo ministro, incontro Edi Rama, attuale capo del governo e leader del Partito Socialista. Gli chiedo subito come è arrivata a prendere una decisione così forte e anche dura, cioè addirittura di rompere le relazioni con un paese così importante come l'Iran. Purtroppo è stata una decisione imposta da quel paese, perché il regime iraniano ha sponsorizzato un assalto organizzatissimo per praticamente privarci di tutta l'infrastruttura digitale che abbiamo costruito in questi anni. È stata una conclusione di un'investigazione molto molto dettagliata da agenzie top mondiali che ci hanno praticamente messo davanti i fatti e le prove di questo assalto, di questa aggressione. E il governo iraniano come ha reagito? Ha negato? Sicuramente, come fanno tutti i regimi che negano sempre i loro crimini. Cioè ci troviamo in un nuovo dominio di guerra fondamentalmente. Sì, 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 senza dubbio. Viviamo in un mondo dove gli attacchi di questa natura stanno poco a poco diventando parte della vita dei stati e dei paesi e anche delle imprese che sono esposte a rischi. Il recente blocco informatico che ha bloccato alcuni siti istituzionali albanesi è stato ricondotto al governo iraniano, però l'Albania è un paese NATO, quindi l'Iran è riuscito a portare a termine un attacco verso un paese NATO, questo è significativo? È significativo, rientra in una escalation che purtroppo nel corso degli ultimi anni ha visto crescere la portata geografica di questi attacchi, la natura di questi attacchi. C'era la necessità probabilmente dal punto di vista iraniano di mandare un segnale molto forte all'Albania, ma non così forte da provocare un'escalation sul piano internazionale. Cioè per dire siamo capaci di farlo? Siamo capaci di farlo, possiamo colpirvi. Nel 2013 un generale iraniano ha detto che le guardie della rivoluzione iraniane controllano il quarto esercito cyber del mondo. Perché è così importante il cyberspazio per l'Iran e perché ha puntato così tanto su questo settore? Gli iraniani hanno investito sul dominio cibernetico perché dopo 43 anni di embargo che ha colpito soprattutto la capacità di mantenere in esercizio buona parte dell'arsenale di cui disponevano, hanno ritenuto di dover sviluppare una capacità nell'ambito del non convenzionale. Sono riusciti con una tecnologia sostanzialmente disponibile, facilmente reperibile anche in costanza di un embargo, a sviluppare delle capacità tecnologiche, di know-how del dominio cibernetico, tali da poter effettivamente competere con i principali paesi occidentali. La parte cyber sta diventando veramente la nuova frontiera del combattimento ed è una dimensione che tende ad aumentare e sempre più tenderà a diventare rilevante sul piano dello scontro. Questa enorme spinta a sviluppare le capacità di guerra cibernetica nasce anche come reazione al primo grande attacco informatico subito dall'Iran nel 2009.
Quando gli Stati Uniti riuscirono a distruggere, utilizzando un virus informatico, le centrifughe per l'arricchimento dell'uranio con cui il paese stava portando avanti il suo programma nucleare. L'Iran diventa così vittima di una delle più sofisticate azioni di cyberwar mai concepite, nome in codice del progetto Giochi Olimpici. Giochi Olimpici è un programma classificato che sarebbe stato creato dagli Stati Uniti per impedire che l'Iran sviluppasse armamenti nucleari. Venne creato un virus informatico fatto apposta per colpire le centrifughe che lavoravano all'arricchimento dell'uranio. Una volta entrato nella centrale, il virus ha viaggiato di computer in computer fino a raggiungere quei macchinari. Lì è rimasto per mesi, ingannando i software di controllo con una registrazione. Come quando si mandano in loop le telecamere per non far vedere chi entra? Esatto, come nei film di spie. Poi, con i sistemi di controllo fuori uso, il virus ha fatto andare a tutta velocità le centrifughe. Fughe autodistruggendole. Penso che abbia dimostrato a tutti che si può arrivare a colpire un paese straniero e colpirlo senza far partire una guerra. Il risultato è lo stesso di un bombardamento, ma è meno violento. È un'arma perfetta per le operazioni all'estero. Il governo iraniano, però, non è stato a guardare e ha reagito all'offensiva. L'Ayatollah Khamenei, guida suprema del paese, approva un piano di sviluppo delle capacità cyber iraniane per impedire nuovi attacchi del genere. Un piano di risposta che rende l'Iran in grado di colpire a sua volta obiettivi americani e israeliani o dei loro alleati in Medio Oriente, come nel 2012, quando un attacco informatico riesce a bloccare 30.000 computer del gigante petrolifero saudita Saudi Aramco. Da allora il regime iraniano non si è mai fermato e ha costruito un apparato senza precedenti. Se guardiamo allo sviluppo dei sistemi di guerra elettronica iraniani negli ultimi 2 anni, possiamo vedere che stanno spendendo molte risorse in questo campo. Non solo denaro, ma anche manodopera. L'infrastruttura è gestita dal governo, dal Ministero delle Telecomunicazioni. Ma non si tratta solo di infrastrutture. Ci sono organi politici come il Consiglio Supremo del Cyberspazio, che è il più alto organo politico per quanto riguarda Internet in Iran. È stato istituito direttamente per ordine della guida suprema Ali Khamenei. È lui che ha il controllo assoluto sulla definizione delle politiche e, in sostanza, su come utilizzare Internet. Ci sono poi 2 gruppi principali che fanno attività di hacking. Un gruppo è costituito dalle Guardie della Rivoluzione, l'altro è il Ministero dell'Intelligence. Questi 2 gruppi attaccano giornalisti, membri della società civile e chiunque considerino una minaccia per la Repubblica Islamica e il governo. Il 16 settembre scorso, Mahsa Amini, una ragazza arrestata a Teheran perché non indossava correttamente il velo, muore mentre si trova nelle mani della polizia religiosa iraniana, scatenando un'ondata di proteste in tutto il paese. Il regime iraniano, da allora, ha messo in campo tutte le sue capacità per bloccare le connessioni internet, le applicazioni di messaggistica come Telegram e WhatsApp, e social network come Instagram, per impedire ai manifestanti di mettersi in contatto gli uni con gli altri. Di solito tagliano i dati della telefonia mobile intorno alle 16, ora locale, fino a mezzanotte. Sono le ore in cui la gente va in strada a protestare. Il blocco di internet ha uno scopo principale. Non vogliono che le persone si parlino, si mobilitino e organizzino le proteste. Così il regime può reprimere le proteste molto più facilmente. La seconda ragione è che ovviamente non vogliono che le immagini e i video delle proteste vengano diffusi e pubblicati dai media internazionali. Anche i videogiochi sono stati bloccati. Il motivo è semplice. Le persone volevano continuare a comunicare, quindi si sono spostate in massa sui videogiochi, in cui c'è l'opzione di chat. Questo modo aggressivo di bloccare il canale di comunicazione è veramente qualcosa di mai visto. La maggior parte dei miei amici si trova nella mia città natale, a Esfahan. È una delle città più represse dell'Iran, perché molti oppressori vengono da lì. Mio fratello vive e studia lì ed è in pericolo, perché a volte va all'università e quando torna viene picchiato senza motivo. Ma puoi fidarti che quando tuo fratello risponde sia veramente lui? Posso solo sperare. Abbiamo alcune battute comuni che conosciamo solo noi, quindi se l'altro risponde in modo corretto, capisco che è lui. È l'unico modo. Come fai a comunicare con loro? Bisogna inviare il messaggio su tutte le piattaforme e sperare che almeno una funzioni. Dipende da cosa succede. Succede in strada. Più sanguinosa è stata la lotta e la repressione, meno possibilità hai di avere notizie dai tuoi cari. C'è una relazione molto forte tra quello che succede in strada e internet in Iran. Le persone ricevono continui avvisi di sicurezza sul loro telefono. Significa che li stanno tracciando, soprattutto se si trovano nelle zone in cui sono in corso le proteste. Hai paura per loro? Assolutamente, perché sappiamo che non importa se la tua famiglia è coinvolta o meno nella lotta per la libertà. Busseranno alla tua porta e ti faranno
fanno del male comunque. Non hai paura che ora traccino anche te? Qui a Milano alcuni studenti hanno già ricevuto messaggi e minacce. Personalmente non mi hanno ancora beccato, ma sì, ho paura.